La data dell'esame si avvicina e ci siamo resi conto di essere indietrissimo con lo studio. Niente paura, ce la possiamo fare, dobbiamo solo studiare nel modo giusto. Ciao amici, bentornati su Giugissima. Oggi vedremo come studiare e preparare un esame in poco tempo in situazioni di emergenza, cercando comunque di prendere un voto alto. Vediamo come in 5 passaggi. Il primo passaggio è quello del mindset. Dobbiamo renderci conto che abbiamo poco tempo a disposizione, lasciare perdere le ragioni per cui abbiamo poco tempo a disposizione, eliminare le distrazioni e concentrarci sullo studio. Non possiamo sprecare tempo. Via quindi l'ansia, via le distrazioni, via la procrastinazione, deve esserci soltanto spazio per il lavoro profondo. Se vi servono spunti per concentrazione e eliminare le distrazioni, vi lascio il link a 2 video che ho fatto poco tempo fa. Il mio consiglio è quello di fare meno pause possibile e cercare di studiare per sessioni lunghe, cioè per sessioni di diverse ore. In ogni caso, anche se si studia tanto, bisogna sempre ricordarsi di prendersi cura del proprio corpo, di dormire, di mangiare e di muoversi a sufficienza. Il secondo passaggio riguarda la struttura della materia e gli argomenti importanti. Prima ancora di metterci a studiare, dobbiamo comprendere come è strutturata la materia, come è suddivisa internamente, e dobbiamo fare il possibile per procurarci anche alcune domande poste agli esami delle sessioni precedenti, in modo da comprendere quali sono gli argomenti più gettonati. Può essere che a causa del poco tempo dovremo tralasciare qualcosa e quindi dobbiamo assicurarci che non si tratti di argomenti essenziali. Se il nostro obiettivo è prendere un voto alto all'esame, dobbiamo cercare di orientare il nostro studio nella direzione giusta. Dobbiamo cioè capire che tipo di esame dobbiamo affrontare, scritto, orale, e di quali parti si compone. In questo modo possiamo concentrarci su ogni parte dell'esame, su ogni requisito e massimizzare i risultati del nostro studio. Il terzo passaggio è quello della lettura attiva. Quando abbiamo poco tempo a disposizione per studiare, dobbiamo massimizzare la nostra comprensione della materia già alla prima lettura. Idealmente, se davvero abbiamo poco tempo, dobbiamo cercare di leggere una sola volta. O almeno dobbiamo concentrarci su quello che leggiamo come se il nostro intero esame dipendesse da quella singola lettura. Come se non potessimo rileggere. Dobbiamo sforzarci di leggere attivamente e di comprendere immediatamente quello che stiamo leggendo. Se non lo comprendiamo, possiamo certamente tornare indietro e rivederlo. Ma la mancata comprensione deve essere dovuta alla difficoltà della materia e non alla mancanza di concentrazione. Alla fine di ogni paragrafo o sezione possiamo sottolineare i concetti più importanti ai quali deve ancorarsi la nostra comprensione della materia. Lo dico ancora una volta, la lettura deve essere attenta e volta alla comprensione di quello che c'è scritto sul libro, alla comprensione dei concetti e non solo alla memorizzazione, cioè non dobbiamo solo appiccicare nozioni sul nostro cervello, perché una piccola brezza di vento li spazzerà via. Dobbiamo invece cercare di comprenderli. È sulla base della comprensione che si fonda l'apprendimento. Apprendimento è comprendere e ricordare. E solo se comprendiamo i concetti li possiamo poi ricordare. Il quarto passaggio è quello dell'active recall. Alla fine di ogni paragrafo o sezione che abbiamo letto attivamente, dobbiamo ripetere ad alta voce, con parole nostre, quello che abbiamo letto. Solo se riusciamo a spiegare i concetti con parole nostre possiamo essere sicuri di averli compresi e quindi di poterli ricordare. Fare active recall significa testarsi, tirar fuori la conoscenza dal proprio cervello, ed è proprio quando cerchiamo di recuperare i concetti senza guardare sul libro che impariamo, ed è questa attività che ci preparerà maggiormente all'esame. Ricordatevi che è inutile leggere e rileggere gli stessi concetti senza ripeterli, perché l'active recall è davvero il fulcro del nostro studio e la lettura di per sé non ci serve a studiare tanto quanto l'active recall. Dobbiamo fare active recall per ogni paragrafo o sezione che leggiamo e che riteniamo importante. Per quanto riguarda la lunghezza di ciascun blocco da ripetere, io spesso uso i paragrafi del libro, ma si può anche utilizzare un'unità più lunga oppure più corta. Il quinto passaggio è quello della ripetizione. Abbiamo detto che alla fine di ogni paragrafo dobbiamo ripetere quello che abbiamo letto e compreso.
Tuttavia, così facendo, può essere che alla fine del paragrafo 7 non ci ricordiamo quello che abbiamo ripetuto, letto e ripetuto nel paragrafo 2. E ciò non è ottimale per l'apprendimento a lungo termine. Per questo motivo, dopo aver ripetuto tra i 3 e i 5 paragrafi, possiamo decidere di volta in volta, è utile fare active recall anche dei paragrafi precedenti, magari non ripetendo tutto per esteso, ma almeno richiamando i concetti per sommi capi. Se ci rendiamo conto che di un paragrafo ci ricordiamo poco o niente, è utile andarlo a rivedere e ripeterlo un po' più nel dettaglio. Alla fine della giornata di studio dobbiamo cercare di prenderci il tempo per ripetere tutto quello che abbiamo studiato in quella giornata e riprendere per sommi capi quello che abbiamo studiato nei giorni precedenti. L'obiettivo di questa attività è quello di portarsi dietro tutta la conoscenza acquisita nei giorni di studio intenso, senza dover poi riprendere tutto alla fine, perché presumibilmente non avremo tempo alla fine, prima dell'esame, per riprendere e ristudiare parte del programma. La ripetizione continua è quindi importante proprio per il fatto che non abbiamo tanto tempo e dobbiamo cercare di trascinare con noi tutte le nostre conoscenze. Se siamo riusciti a procurarci una lista delle domande d'esame più gettonate, il giorno prima dell'esame può essere utile assicurarsi di potervi rispondere. Questo video è accompagnato da un'avvertenza. Studiare con questo metodo può essere utile e necessario in situazioni di emergenza in cui dobbiamo preparare un esame in pochissimo tempo e non possiamo posporre. Ma questo non è un metodo per affrontare l'intero percorso universitario, perché a lungo andare diventa stressante, non ci permette di avere una vita abbastanza equilibrata e non ci fa apprezzare lo studio, anzi può farcelo odiare. Io sono fermamente convinta che per studiare bene, per vivere bene la vita da studente, sia necessario organizzarsi in anticipo, non ridursi all'ultimo minuto e apprezzare l'attività di studio. Ho fatto questo video perché so che siamo vicinissimi alla sessione esame, qualcuno ha già iniziato a dare gli esami e so che non è poi così raro trovarsi a dover studiare tutto all'ultimo per un esame, quindi spero che questo video possa aiutarvi se vi trovate in quella situazione. Ma ricordatevi che questa deve essere l'eccezione e non la regola. Iscrivetevi al canale, mettete mi piace, lasciate un commento, condividete questo video con i vostri amici e seguitemi su Instagram e andate a leggere il mio blog dove condivido tanti altri consigli di studio. Io vi auguro un grande in bocca al lupo per i vostri esami, vi abbraccio forte e ci vediamo nel prossimo video.